c'era questa storia che mi divertiva, perché sentivo che questo spunto che abbiamo preso molto liberamente da questo libro di Michael Zadurian, che è un raccontino dell'appunto dell'ultimo viaggio di una coppia di anziani, nel suo caso da Detroit a Disneyland. Noi abbiamo cercato di farla nostra, di trasformare i loro caratteri, e però c'era dentro un'idea che mi interessa molto a proposito della libertà personale, della dignità della persona, di cosa voglia dire la vita vissuta insieme, condivisa per una vita intera con un'altra persona, e di che cosa voglia dire vivere pienamente fino all'ultimo istante la propria vita, in un momento in cui si parla anche di dibattito sul fine vita, sul che poi le cose le capisci e le comprendi con il sentimento, con il cuore, se le vedi riflesse sulla vicenda delle persone. Ecco, in questo caso la storia di due persone che sono anche persone qualunque, ordinari, insomma, come tanti che potremmo incontrare, non hanno nulla di fenomenale, di straordinario. Un professore di letteratura inglese della scuola pubblica che è andato in pensione, una moglie che ha condiviso la vita con lui e con lui due figli, e questa mattana che fanno, questo gesto di follia, di ribellione a un destino di ospedalizzazione che li avrebbe separati per sempre, perché è impossibile, è impensabile per entrambi vivere l'uno senza l'altro. Più sono bravi i collaboratori e gli altri, più è facile. La verità è proprio questa, insomma, che è molto più difficile dirigere un giovane che non ha mai recitato, insomma. In questo caso non solo si trattava di due giganti, di due geni, commedianti, e con entrambi la straordinaria capacità di conferire un senso di verità e un senso di realtà a ogni cosa che fanno. Poi con una grande chemistry, con una grande chimica reciproca, un grande, insomma, mi sembrava che avessero, che insieme promanassero, radiassero una grazia che io ero felice di catturare con la macchina da presa. L'offerta legale online è senz'altro un futuro che accompagnerà il cinema. Io non credo che le sale moriranno, perché l'esperienza della sala è insostituibile, ma che saranno accompagnate a tanti altri modi. Quindi il pubblico sta crescendo, si sta moltiplicando. Quindi questi dati vanno letti in questo modo, che c'è un modo di guardare il cinema, e adesso noi lo sappiamo, nel momento in cui io faccio un film, io so che il film va in sala, su Netflix, su Amazon, su Sky, sulla Rai, nel mondo. Ecco, semmai impegniamoci per fare in modo che la platea sia la più ampia possibile. Per esempio è molto importante che il nostro cinema impari a guardare il mondo, si ponga il problema di circolare nel mondo. Noi abbiamo avuto una stagione straordinaria in cui il cinema italiano è stato, per certi versi, secondo Hollywood, per altri versi addirittura primo. Sto parlando degli anni 50, insomma degli anni 60, e non abbiamo saputo approfittare dal punto di vista imprenditoriale nel creare un mercato mondiale al nostro cinema.